Gran Bretagna, al bando benzina e diesel nel 2040. Come in Francia. Dopo la Francia, il cui ministro dell'ambiente Nicolas Hulot ha dichiarato a inizio luglio di voler mettere al bando le auto a benzina e quelle diesel entro il 2040, ora tocca alla Gran Bretagna. Che, assicura la stampa inglese, ha in animo di varare il medesimo provvedimento. Anche se in realtà le danze le aveva aperte un anno fa la Norvegia, che dovrebbe approvare il divieto addirittura nel 2025. Secondo il piano che il governo ha stilato per il contenimento delle emissioni e la salvaguardia della qualità dell'aria, anche i sudditi di Sua Maestà dovranno dunque rinunciare alla tradizionale propulsione endotermica a partire dal 2040. Proprio come i francesi. In questo caso, non di meno, se fossero confermate le indiscrezioni il divieto riguarderebbe anche le auto ibride, cioè quelle col doppio motore, termico ed elettrico. Avete letto bene, anche le ibride. Ciò significa che verrebbe consentita la vendita delle sole auto elettriche, che attualmente valgono solo L1 dei veicoli venduti nel Regno Unito. Ma è pur vero che il 2040 è ancora lontano. Comunque sia, la notizia arriva dopo che alcuni costruttori che operano sul suolo inglese hanno già annunciato l'avvio della produzione di modelli a batteria. A metà del prossimo anno Jaguar lancerà la Apache, prima elettrica della sua storia, mentre BMW ha annunciato che la Mini a elettroni verrà assemblata nello stabilimento di Copley, vicino Oxford. Chi invece produce già auto del genere è la Nissan, che a Sunderland sforna l'Alef. Il provvedimento anticipato dalla stampa inglese, tuttavia, non è l'unico che verrà preso. Esso si inquadra come detto in un più ampio piano del governo che comprende interventi su mezzi di trasporto pubblico, taxi, piste ciclabili e pedonali. Un pacchetto dal costo stimato di 3 miliardi di sterline.